Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Il tema di questa puntata è l'informazione, la comunicazione, il disagio sociale anche che passa attraverso le forme e le modalità con cui comunichiamo, ci relazioniamo. Questo c'entra molto anche con la pandemia, ma non solo, perché appunto ci sono problemi che già appunto si percepiscono anche da prima, che ovviamente questo fenomeno straordinario ha un po' acuito e portato all'attenzione in una forma diversa. E poi ci sono anche tanti altri spunti che l'attualità ci consegna che noi vorremmo dibattere con Francesco Pira. Grazie per Ciao, essere qui con noi, grazie Francesco Pira, che è già stato nostro ospite, ma in quel caso a voi. in In collegamento, videocollegamento, sì. adesso anche, e lo ringraziamo doppiamente, è qui con noi anche perché si muove spesso, gira tanto, lavora a tutto campo in varie forme. Francesco Pira è un saggista, un giornalista, è un sociologo, è un professore associato dei processi culturali e comunicativi nella Facoltà di Sociologia della Università di Messina, ma se dovessimo elencare tutte le esperienze, le Insomma. competenze, veramente non basterebbe il tempo della trasmissione, ma tutto ciò che comunque sostiene e sorregge questo curriculum verrà sicuramente fuori con il suo contributo critico qualificato attraverso l'analisi che gli vorremmo proporre. Io intanto comincerei crudamente da un dato di cronaca. Abbiamo detto che Francesco Lapira oggi insegna all'Università di Messina, ma è di Licata, appunto città non distante da Ragusa, della provincia di Agrigento. Licata giorni fa si è segnalata alle cronache per una tragedia, purtroppo una tragedia che non è successa solo a Licata, succede spesso con questa follia omicida, questo istinto criminale che ogni tanto sprigiona il peggio che alberga evidentemente nell'animo umano, nel caso specifico. Una persona ha ucciso proprio fratello, la moglie di lui e i figli della coppia, Alessia e Michele, di 15 e 11 anni, seconda media e secondo liceo classico Linares e Licata, che all'improvviso sono stati cancellati dalla esperienza della vita, così per un movente che pare sia economico, per un problema di eredità, di suddivisione di un terreno, di un'azienda agricola, eccetera. Ecco, poiché tu, pur avendo vissuto e vivendo tanta esperienza, ovviamente anche fuori dai nostri confini territoriali, insomma, ma che lettura hai dato di questa vicenda? Sei anche intervenuto Sì, pubblicamente su questo? sono intervenuto pubblicamente perché poi giornalisticamente è stata associata, diciamo, la mia provenienza, la mia città d'origine con questi fatti che sono certamente fatti angoscianti. È difficile commentare un episodio di questo tipo perché è un episodio che ci mette veramente in difficoltà rispetto a quelli che sono anche i parametri più terribili che conosciamo. E devo dire, oggi, a distanza di ore, a mente fredda, forse si può fare un'analisi diversa rispetto a quelle che sono state fatte a caldo mentre giungevano notizie. Addirittura c'è stato un momento in cui si diceva che l'omicida, poi suicida, si era salvato e che è stato trasportato al Santeria di Caltanissetta, era morto, poi invece era vivo, poi di nuovo la morte cerebrale e poi è espirato all'ospedale di Caltanissetta. È molto difficile associare questa cosa nel 2022 a questioni legate a un pozzo, a quanto pare, e a un campo di carciofi o insomma, una piantagione di carciofi. Soprattutto l'idea, perché diciamocelo francamente, esperienze in cui si spara per confini, per cose di questo tipo, nella nostra regione ne abbiamo viste tante, ma anche fuori alla nostra regione. Però la cosa che è stata veramente terribile è l'uccisione, appunto, come giustamente dicevi, dei due ragazzini, della moglie, che insomma c'entravano relativamente. A questo punto vengono diverse idee. Una prima idea è quella che forse si spara tanto e si spara a tutti perché poi questa cosa diventa
diventa una cosa che rimane alla storia. Ecco, questa è un po' la sensazione che anche tutto questo, diciamo, tutta questa presenza sui media, tutto questo è qualcosa per lasciare il segno, per far diventare eclatante un evento delittuoso terribile. L'altro aspetto è quello che la città ancora una volta viene associata ad un fatto criminale e non è una cosa particolarmente bella, perché una città che già ha problemi di economici, problemi di una grandissima emigrazione sia a livello nazionale che fuori dall'Italia per cercare lavoro, tanti ragazzi che se ne vanno, sinceramente queste immagini di questa città che ha perso tanti abitanti, che ha circa 8.000 emigrati, insomma viene ancora una volta penalizzata da un fatto che è un fatto veramente difficilmente collegabile con qualunque cosa che abbia a che vedere con razionale. Peraltro perché in questo caso tutto lascia credere che sia stato un piano di strage premeditato. Sì, per questo dico che secondo me c'è dietro questa idea del rincorrere qualcosa che ti poteva far passare alla storia, perché tra l'altro da come poi viene raccontata questa cosa, il bambino che si nasconde dentro una coperta sotto il letto e lo zio che gli va a sparare, insomma sono anche scene che sembrano da top crime, da giallo, da Netflix, cioè sono delle scene, diciamo, che già immaginarle è terribile. E poi l'impatto sociale, che è terribile questa cosa. Io ho parlato con docenti della ragazza, con docenti del piccolo di 11 anni, le due comunità scolastiche sono veramente distrutte, perché arrivare in classe, vedere una sedia vuota, sapendo che potevano esserci due ragazzi che probabilmente non avrebbero mai pensato di coltivare quel campo di carciofi o di usufruire di quel pozzo e che magari sognavano di fare tutt'altro nella vita. Peraltro due ragazzi che, mi dicono gli insegnanti, erano ragazzi eccellenti, che si ponevano in un certo modo. Penso a questa donna che magari avrà vissuto accanto al marito tutti i contrasti di questa eredità, e l'altra donna, la vedova dell'omicida poi suicida, e i due bambini, che sono due ragazzini, uno che va credo alle medie e l'altro alle elementari, insomma due famiglie completamente sconquassate. Perché ora immagino anche l'impatto che avranno che avrà la famiglia dell'omicida. Quindi credo che è una situazione che non è facilmente spiegabile, però secondo me dovremmo cominciare a chiederci perché tutta questa cattiveria in giro. Ecco, tu sei componente del comitato scientifico di un istituto di criminologia forense, quindi evidentemente ti occupi anche di casi che possono anche rientrare purtroppo in ciò di cui stiamo parlando. In particolare io mi occupo del reverbero che c'è sulla società di casi che riguardano soprattutto l'impatto attraverso le nuove tecnologie. Ma in questo caso io penso che ci sia un problema, come diceva l'Istat, di cattivismo italiano, cioè siamo diventati più cattivi. Anche prima che iniziasse la pandemia era passato quel messaggio: diventeremo più buoni, saremo tutti diversi. Invece poi ci siamo accorti che non è così. Penso per esempio alla vigilia della celebrazione della giornata della memoria, in cui tutti dovremmo riflettere su dei crimini che sono veramente incredibili, e in provincia di Livorno, a Campiglia Marittima, una cittadina straordinaria che ho avuto modo di conoscere, di visitare quando abitavo in Toscana, lì due ragazzine di 15 anni insultano un ragazzino di 12 anni dicendogli: sporco ebreo, devi andare nei forni crematori. Ecco, io penso che tutta questa cattiveria gratuita, no? Questo eccesso di cattiveria, a mio parere, è un problema sociale che dovremmo, su cui la società dovrebbe interrogarsi, tutti si dovrebbero interrogare, ma diventa molto complicato farlo. Ecco, questo cattivismo che evidentemente in una breve stagione iniziale della pandemia ci si era illusi che magari stesse finendo, e invece forse era soltanto una percezione di impotenza proprio per i limiti e per le necessità e per i divieti imposti evidentemente da quella fase, no? Che magari si pensava che, no? Ma poi questa stagione è finita presto. Quali radici ha?
Sicuramente andiamo ad alcuni decenni, un po' nella retrospettiva storica, ma decenni nei quali è successo cosa? Certamente la tecnologia ha cambiato il modo di vivere e di comunicare, e vediamo un po' quale può essere il fattore ascrivibile a questo dato, ma poi anche tante altre componenti socioculturali, evidentemente. Sicuramente ci sono stati due elementi fortissimi dal punto di vista sociale prima della pandemia. Uno è quello della globalizzazione, cioè ci siamo ritrovati ad avere i paesi industrializzati, occupati da persone che venivano da altre parti del mondo e che cercavano o lavoro o cercavano rifugio in situazioni, perché fuggivano da situazioni terribili. Nella migliore delle ipotesi venivano a cercare lavoro per mantenere le famiglie che invece erano rimaste lì, e quindi tutto questo fenomeno della migrazione, i barconi, la gestione di qualcosa che non era in qualche modo programmabile e non era nemmeno facile da gestire, non è tutt'oggi facile da gestire. Poi c'è stata anche la crisi economica, accanto a questa globalizzazione che ci avevano venduto com'è, prima la grande bolla di internet, poi la crisi economica, ci siamo ritrovati un po' spiazzati così, perché quando poi comincio ad avere paura di non arrivare in fondo al mese, allora aumenta il cannibalismo, aumenta l'idea che possiamo tutti... Le tecnologie sicuramente... Io rettificherei, perché sennò torniamo a Umberto Eco e Apocalittici Integrati. Penso che l'utilizzo pessimo, non consapevole delle tecnologie possono determinare il fatto che andiamo a far acuire sempre di più quest'odio, perché sulla rete, nascosti magari dietro un profilo falso, semini odio, scrivi di tutto, pensi di essere protetto e tutelato, e quindi fai qualunque tipo di offesa, qualunque tipo di partecipi a qualunque tipo di devianza che magari nella vita reale sarebbe più difficile fare. Quindi penso che ci sono dei fattori che dovrebbero essere esaminati. Accanto a questo, non dimentichiamoci che c'è la disaffezione totale verso le istituzioni, verso la politica. Tutto si mette in discussione perché è passato il messaggio che uno vale uno, che tutti possiamo fare tutto. Quindi io vado su Google, vedo che cosa mi dice, ho un sintomo, vado su Google e poi me ne vado dal medico e gli spiego come mi deve curare. Ormai è diventata così la nostra vita, cioè andiamo in rete e pensiamo che vediamo. Francesco, colgo esattamente questa notazione, assolutamente veritiera, però per aggiungere una considerazione, ma questa tesi, no, che si potesse far così e che fosse giusto far così, oltre che dai tanti che evidentemente ci credono e la mettono in atto, ma viene anche per esempio da uomini delle istituzioni. Voglio certo. solo citare, no? certo. Giorgetti, oggi ministro dello sviluppo economico, esponente della Lega, alcuni anni fa, quando parlava della eccellenza della sanità lombarda, che poi la pandemia ha rivelato non essere tale, per esempio un disastro dal punto di vista dei servizi del territorio, diceva che ormai i medici di medicina generale non servono più, perché per una ricetta basta andare su internet, mentre per lui l'eccellenza della sanità erano ovviamente le grandi strutture private, ma sappiamo un po'. Certo. Quindi perfino un uomo oggi, come dire, nei posti di maggiore responsabilità nel governo, ma già anni fa, in tempi non sospetti, dal punto di vista del suo sentire politico, diceva: la sanità è questa, la medicina è questa, le ricette si trovano su internet, non c'è più bisogno del medico di medicina generale. No? Era solo una notazione. Ricordo tanti anni fa, questo mi ha fatto ricordare tanti anni fa una mia esperienza americana. Parlavo una sera a cena a New York con un grande scrittore che diceva: il mondo è finito quando il mio voto vale quanto quello del barbone che è messo lì e decide che io e lui siamo uguali e possiamo votare allo stesso modo. Che non era un modo per discriminare il barbone, ma era un modo per dire: attenzione, se noi non indirizziamo una cura verso la persona, perché anche questa pandemia ci ha fatto capire che siamo totalmente in disaccordo con quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove ogni cittadino, anche un cittadino malato, è una persona che ha diritto ad essere curato. E invece qui ci siamo accorti che ci sono delle disparità, cioè ancora oggi noi sappiamo perfettamente, Bill Gates l'ha detto poche ore fa, ha detto: io sto finanziando i vaccini in quei territori dove nessuno andrà a portare il vaccino, e quindi stiamo attenti perché la prossima pandemia sarà peggio del Covid. Allora secondo me c'è da ripensare
quelle che sono anche le assi che in qualche modo abbiamo già portato avanti, perché sicuramente tutto questo non produrrà una società sicura, una società che invece si dimostra fragile. Dalle mie ricerche viene fuori proprio come adolescenti e preadolescenti sono molto fragili, hanno bisogno di sentirsi sicuri, e in effetti la nostra società non ci permette di sentirci sicuri, perché abbiamo paura sul posto di lavoro, abbiamo paura sulla nostra assistenza sanitaria, abbiamo paura su tutto. Anche l'idea in questi giorni, tornando alla strage di Licata, l'idea che è stata più volte tracciata è che un cittadino che magari entra in una controversia familiare che non trova delle risposte subito, pensa che alla fine, come in un film horror, siccome c'è una pistola a casa, può decidere di farsi giustizia da sola. Certo. Ecco, io penso che su questo dovremmo riflettere molto. Francesco Pira si occupa di temi anche ovviamente di valenza globale, spazia anche lavorando appunto in tutto, come dire, in tutto il mondo. Però per esempio ha appena concluso un corso per docenti a Vittoria. Quindi sei entrato nel mondo della scuola, ti sei misurato con la scuola, anche con la fibra, no, della comunità scolastica. Vittoria è un caso purtroppo grave, patologicamente sempre segnalato nei decenni per la dispersione scolastica, un caso assolutamente anomalo tra i casi più gravi dell'intero sud d'Italia. È un'eccezione quindi non soltanto nella fisiologia per esempio della provincia a cui appartiene, ma anche della stessa Sicilia tutta, quindi c'è un problema storico alla radice. Ma chissà se questa esperienza che in qualche modo ci ha potuto dare delle dritte, no, sul perché a Vittoria ci sia questa situazione. Intanto credo, perché c'era un cartello grandissimo stamattina fuori dall'istituto, che è proprio l'istituto Marconi dove sono stata, ho fatto questa esperienza, è proprio centro dove si creano progetti pilota contro la dispersione scolastica. In realtà la preside, che si chiama Anna Giordana, ed è una preside che viene dal nord, una preside piemontese, credo venga da Cuneo, ha deciso insieme a una sua collaboratrice, la professoressa Merelinda Staita, di avviare questo corso, che è un corso per i docenti su come affrontare questa emergenza educativa, questo momento di emergenza educativa, perché sappiamo insomma che in ogni scuola ci sono casi di cyberbullismo, casi di prevaricazioni, casi anche di... E allora ha deciso di fare questo percorso. Questo percorso si è concluso proprio con la somministrazione di un questionario, che è lo stesso che io ho inserito nel mio libro Figli delle App e che ho somministrato a livello nazionale, e abbiamo provato a sollecitare gli studenti per cercare di capire quali potevano essere degli indicatori locali. Sono venute fuori dei dati interessantissimi. Uno di questi dati, per esempio, alla domanda "ma tu per la pandemia hai paura, hai momenti di..." Ecco, c'è stata una diversa risposta, per esempio, che ha denotato una differenza di genere. I maschi hanno detto "no, assolutamente non abbiamo paura", le ragazze invece avevano più paura. Un altro dato abbastanza interessante è che rispetto al dato nazionale, quando io ho chiesto nel questionario, che era composto da 17 domande, "hai un profilo falso?", e a livello nazionale il dato che veniva fuori dal campione che ha risposto era del 67%, e su questa cosa il Corriere della Sera ci ha fatto un ampio articolo perché non capiva come mai tanti ragazzi avevano i profili falsi. Il dato di Vittoria è ancora più alto, 78%, che è un dato incredibile, che dimostra che cosa? Cioè, quasi tutti hanno un profilo falso. Sì, quasi tutti hanno, perché dimostra che cosa? Che noi quando ci poniamo sulla rete, sto parlando degli adolescenti, abbiamo un profilo vero, tra virgolette, che è un profilo dove noi creiamo questo io iperfluido che serve ad avere il consenso degli altri, perché in realtà in rete anche noi adulti non ci rappresentiamo per quello che siamo, ma per quello che può piacere agli altri. Contemporaneamente apriamo un profilo falso. Ci mettiamo la maschera. Sì, esatto, apriamo un profilo falso dove dietro l'opacità dell'anonimato possiamo dire qualunque cosa e fare qualunque cosa. Quindi è interessante come dato. Tra
l'altro molti ragazzi rivelano che il profilo falso lo utilizzano per andare a spiare gli altri, quindi è una per vedere se il fidanzato ci prova con qualcun'altra, se la fidanzata fa la scemina con qualche altro, quindi è un profilo che serve come, diciamo, per fare un po' di intelligence. Francesco Pira ha dedicato molto del suo impegno scientifico ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della violenza di genere. Su questo ci sono diversi libri, no? Che, sì. Poi anche sulle fake news è importante, sì, no? Sì, sì. Mi pare che Avvenire ti abbia definito il maggiore esperto, il maggiore analista delle fake news. Sì. E a proposito della pandemia di cui parlavamo, mi pare che tu abbia detto che il 2021 è stato l'anno horribilis, no? Delle fake news sulla pandemia. Sì, è l'anno in cui c'è stato un gettito incredibile. Che è iniziato con l'infodemia prima, la psicodemia dopo, sono termini giornalistici per definire la caccia alle notizie sulla epidemia, poi è diventata pandemia e subito dopo la paura e il terrore e quindi andare a cercare delle cure alternative, delle cose. Tutto questo ha creato un disastro, perché da una parte la comunicazione istituzionale è stata molto debole e purtroppo c'è stata una crisi vera degli esperti che si sono posti, vedevamo e sentivamo e sentiamo ancora virologi, immunologi, anestesisti a tutte le ore del giorno e della notte che dicono teorie diverse che sicuramente servono a distruggere un po' anche quella che è l'idea del cittadino rispetto a determinate cose, perché ci siamo ritrovati nella stessa trasmissione televisiva ad avere tre esperti che dicevano tre cose diverse, tutto questo non è abbastanza concepibile. Con il giornalismo purtroppo che ha declinato al suo ruolo, perché di fronte all'esperto il giornalista decide di fare anche poche domande e lascia spazio totalmente all'esperto. Cosa che ha fatto anche la politica, perché la politica, creando il comitato scientifico, si è blindata dicendo ma quello che dicono loro noi lo facciamo, non siamo medici, non siamo esperti, non siamo scienziati, facciamo quello che dicono loro. Quindi in questo contesto la comunicazione istituzionale ha subito un colpo duro, perché bisognava, secondo me, creare delle infrastrutture diverse. Allo stesso modo ci siamo ritrovati con i cittadini completamente disorientati e per la prima volta con una crisi di autorevolezza degli esperti che, pur essendo esperti, molto spesso entravano in contraddizione tra di loro, litigavano, facevano polemiche, e questo ha generato un problema serio per chi ascolta e che magari non è attrezzato, perché non è preparato, anche perché molto spesso il medico parla il medichese, l'avvocato parla l'avvocatese, ognuno parla il politico, parla il politichese, e chi ascolta non sempre capisce. Nel tuo lavoro, ecco, sul fake news, il lavoro continuo, costante, di monitoraggio appunto permanente, nel libro Fake News tra scienza e fantascienza, così, quale spaccato hai preferito, insomma, prospettare, così, tra i tanti spunti ovviamente di lettura della realtà che potevano scaturirne? Allora, diciamo che sulle fake news io ho scritto un saggio insieme a Andrea Altinieri che si intitola Giornalismi, dove spieghiamo come è cambiata la vita del giornalista, che prima doveva andare a cercare notizie e che oggi invece deve cercare tra le notizie che gli arrivano a domicilio o sui social di capire qual è falsa e qual è vera e qual è verosimile. E in questo libro abbiamo anche individuato una sorta di esagono delle fake news per spiegare perché, secondo alcune caratteristiche, le fake riescono a trovare più spazio rispetto alle notizie vere. Poi ho scritto questo libro che si intitola appunto Fake News insieme a Raimondo Moncada. Il libro si divide in due parti, c'è una prima parte mia divulgativa, poi c'è una seconda parte di questo straordinario amico che è anche... In cui Moncada fa l'inventore delle fake news, un fabbricatore di fake news. Ha deciso di inventare delle notizie incredibili, e devo dire che quando abbiamo presentato il libro, che è uscito con una casa editrice indipendente che si chiama Medinova, lui le leggeva talmente bene, le recitava talmente bene, le interpretava talmente bene, che molte persone quasi quasi riuscivano a credere che quelle cose erano talmente vere. Ed è la caratteristica delle fake news: più io riesco a rendere
rendere verosimile una notizia falsa, più tutti si convincono che la notizia falsa è vera. Bene, abbiamo citato poc'anzi I figli delle app, che è un altro libro sì. al quale abbiamo dedicato così diversi minuti anche nel nostro precedente incontro. Adesso abbiamo parlato di fake news tra scienza e fantascienza, ma l'uscita più recente è il Piraterie 2, la vendetta. Allora, intanto diciamo che Piraterie chiama in causa un tuo impegno costante, quotidiano, che si traduce in una rubrica settimanale sulla Sicilia, no? Quindi questa pubblicazione sicuramente raccoglie le piraterie. La seconda raccolta, perché la prima è già uscita nel 2018, c'erano oltre 100 piraterie, adesso raccoglie altrettante piraterie, e in realtà questa rubrica, che è molto piccola, è una rubrica di 1600 battute tutte le domeniche nella pagina culturale che si chiama Babele della Sicilia. Quindi quanto 10 tweet? 140 battute? 140 è proprio una colonnina dove io racconto le cose più strane che succedono nel mondo di internet, con particolare riferimento agli esseri umani che fanno di tutto. Vi anticipo per esempio la prossima, dove c'è un ingegnere indiano che è riuscito a creare un software che lavora al suo posto. Quindi lui ha creato questo software, lui lavora in uno studio legale e si occupa delle prove digitali, no? E lui con questo software riesce a programmarlo in 10 minuti la mattina, e per tutta la giornata è tranquillo, il software va a elaborare tutto quello che lui deve fare. Quindi lui dice: ma non ti senti un po' in colpa? E lui ha detto: no, assolutamente, io ho la possibilità di andare a fare la spesa, faccio le mie cose, poi l'azienda, lo studio legale che mi paga è felicissimo, i risultati sono gli stessi, il computer lavora al mio posto. Quindi la nuova dimensione dell'intelligenza artificiale è fantastica, no? Io e questa sarà la sfida, peraltro imminente ormai, quasi presente nel nostro tempo, con tutte le implicazioni che ne conseguiranno. Sì, infatti è una cosa che scrivo nel libro Figli delle App, perché dico che appunto è compiuta la vera rivoluzione tecnologica, ma l'intelligenza artificiale, che non è soltanto Alexa o tutto quello che insomma consegue, ci cambierà veramente la vita. Forse fra 20 anni i sociologi della comunicazione sapranno raccontare effettivamente questo passaggio epocale, dove uomini programmano intelligenze artificiali che magari vanno a rideterminare i comportamenti umani. Quindi è abbastanza complessa come cosa, no? Cioè, la bambina di 13 anni, di 7 anni che dice ad Alexa: voglio fare una sfida sui social, trovami una sfida, e Alexa, che non è stata programmata bene, dice: prenditi una monetina, la metti dentro la presa della corrente, smonta la presa della corrente. E quindi Alexa ha dovuto immediatamente intervenire per cambiare l'algoritmo, perché diversamente avrebbe ammazzato tutti i bambini che volevano fare sfide. Quindi per fortuna la mamma di questa bambina si è accorta di questo passaggio. Quindi devo dire che l'intelligenza artificiale è qualcosa che ci cambierà la vita, no? Pensavo a un software che è stato costruito negli Stati Uniti, che permette per esempio ai call center di avere un algoritmo che ti dice quando l'operatore del call center eccede nelle risposte sbagliate al cliente, no? E quindi a quel punto l'algoritmo ti segnala, ti fa accendere una lucina, e tu ti devi fermare e devi cambiare modo di parlare. Tutto questo viene registrato e viene visto dal capo dell'operatore del call center, che può essere anche licenziato l'operatore del call center. E tutto questo alla fine cosa ci indica? Che c'è un essere umano che progetta un algoritmo che serve per controllare un essere umano e dirgli di essere educato. Quindi se fosse educato a monte, forse avremmo risparmiato tutto questo giro. Certo. No? Se pensiamo anche da un punto di vista storico, politico, sociale, no? Alle battaglie per la qualità del lavoro, per la difesa anche della dignità umana, quando il corpo umano è, come dire, oggetto intrinseco della prestazione di lavoro nel mondo del rapporto di lavoro, cioè con queste prospettive, no? Che ovviamente l'algoritmo può diventare il vero capo, no? Delle risorse umane che vanno mobilitate, spremute, quindi anche in qualche modo anche oppresse nella fisiologia di quello che una volta era il conflitto industriale, chiaro che si aprono scenari veramente impensabili. Certo. No? Già lo vediamo con Amazon, con la logistica, insomma, con la dittatura dei tempi, della velocità. Ecco.
Ovviamente le strutture statuali non sono affatto attrezzate per fronteggiare questo fenomeno, questo al di là insomma, della matrice progressista o liberista che ogni Stato voglia avere, comunque è impotente dinanzi a questo. Sì, perché poi alla fine si scatena questo mondo dove vince la controllocrazia, come la chiama un filosofo francese che si chiama Sadène, e che poi va a generare sistemi che sono sistemi abbastanza complessi, perché poi è difficilissimo anche riuscire a venire fuori da questi schemi nel momento in cui c'è una deumanizzazione che diventa preoccupante. Quindi secondo me dobbiamo, al di là della grande forza che possono avere le tecnologie, da quello che rappresentano, secondo me dovremmo tornare ad essere più umani noi, trovare dentro noi stessi la forza per riprendere. Ecco, una delle cose carine che è venuta fuori da questa ricerca all'Istituto Marconi di Vittoria è che i ragazzi hanno risposto: vogliamo ritrovare i sorrisi dietro le mascherine, tra le cose che più auspicano, no? E secondo me è un'espressione bellissima, vogliamo ritrovare i sorrisi che ci sono sotto le mascherine. Ecco, è forse un messaggio forte per dire vogliamo essere noi stessi e non coperti da una mascherina che portiamo per colpa della pandemia. A proposito di alcune delle tematiche emerse così nell'intervento precedente, no? In questa fase della pandemia un certo numero di persone, non pochissime, anche se ovviamente una minoranza, nell'ambito così del dibattito pubblico, insomma, contro l'establishment, il potere, la diffidenza, il sospetto, le accuse, no? Ma non è singolare che ci siano posizioni di accusa, di allarme sulla dittatura sanitaria, sul Green Pass, strumento di controllo della vita intera, no? E poi alla fine noi siamo perfettamente consapevoli di consegnarci volontariamente ad una forma radicale e totale di controllo attraverso ovviamente le corsie digitali, la navigazione e tutti gli altri strumenti con i quali conviviamo tranquillamente tutto il giorno. E quello sì è un controllo vero. Sì, sì, ma io credo che noi siamo costantemente controllati, appunto siamo in questo regime di controllocrazia, e quella è la parola chiave per riprendere questo ragionamento, è profilazione. Noi siamo profilati, il micro-targeting, sì, no? Siamo profilati costantemente, sanno quello che mangiamo, quante ore dormiamo. C'è un servizio recente che è stato trasmesso, ci ricorda addirittura che c'è un'applicazione che le donne possono usare per il controllo dei tempi delle mestruazioni, e alcune studiose americane si sono accorte che tutti i dati venivano trasmessi a Facebook senza che queste donne sapessero questa cosa. E poi ci sono esempi incredibili, come per esempio la realtà di Singapore, dove non esistono più i reati e i reati vengono totalmente previsti da tutto quello che il sistema di controllo può andare ad analizzare. Cioè io vado a capire prima qual è il reato che tu puoi fare e ti prevengo, quindi tutto questo ti mette nelle condizioni di capire, un po' ci ricorda anche la gestione cinese contro il Covid, il controllo totale sociale permetteva di intervenire. Ora noi magari certo ci arrabbiamo e diciamo non vogliamo essere controllati, però poi alla fine siamo noi, come diceva giustamente il grande sociologo Bauman, che mettiamo nell'arco della giornata tanti di quei dati che non ci rendiamo nemmeno conto di quanti effettivamente dati stiamo mettendo a disposizione. E credo che anche la guerra che c'è in atto per esempio la gestione delle piattaforme, penso alla guerra tra Stati Uniti e Cina per la proprietà di TikTok, riguarda prevalentemente i dati che sono a disposizione. Bene, in conclusione, da Pirateria 2, ma non solo, ovviamente anche da molti fronti del tuo impegno, emerge un po' la percezione di una informazione, di un sistema dell'informazione che non è più quello di qualche decennio fa e che spesso, a torto o a ragione, ora lo vedremo, suscita problemi, apprensioni, preoccupazioni. Un'informazione non solo per il fenomeno delle fake news e per la difficoltà a volte di distinguere ciò che sia vero da ciò che non lo è, ma anche una apprensione in qualche modo appiattita
antitasi sull'intrattenimento, no? Mi pare che c'è questo elemento critico che tu cogli. C'è una caccia a sensazionalismo sicuramente, c'è una caccia a gestire più l'infotainment più che l'informazione e quindi a mettere insieme intrattenimento e informazione. Io penso che il lavoro del giornalista debba essere ripensato rispetto a quello che sarà, che saranno le prospettive future. Ecco, l'idea che già in molti paesi del mondo il giornalista venga pagato per i like che riesce a conquistare in rete è già un'idea che ti fa capire che tu devi comunque forzare il titolo, devi comunque forzare l'attacco, devi a tutti i costi guadagnare consenso più che raccontare un fatto. Ecco, recentemente anche Papa Francesco ha detto ai giornalisti: andate per strada, consumate le scarpe, c'è bisogno di questo. Ecco, è molto difficile che questo possa accadere, perché oggi il giornalismo è un giornalismo più seduto, un giornalismo che attraverso le tecnologie riesce a raccontare le guerre, riesce a raccontare tutto quello che succede nel mondo. Ci sono stati casi eclatanti dove, di fronte per esempio a situazioni di attacchi terroristici, chi era su Twitter riusciva a scrivere molto più facilmente di chi era magari lì sul posto fuori e non aveva la stessa percezione. Certo. Quindi oggi noi dobbiamo pensare che il giornalismo di ieri non ha più nulla a che vedere con il giornalismo di oggi. Sarebbe importante mantenerne l'etica, i valori, lo spirito con cui nasce il giornalismo, che è quello di un servizio al lettore. Ma tutto questo non riguarda solo i giornalisti, ma riguarda tutto il mondo editoriale, quindi riguarda anche chi fa l'editore, riguarda anche chi vuole investire nel nostro è stato un paese sempre particolare, dove gli editori puri sono stati pochissimi, dove molto spesso gli editori sono imprenditori che hanno altri interessi o ci sono giornali completamente finanziati dai fondi pubblici. Quindi l'editore puro nel nostro paese non c'è stato quasi mai, e tutto questo ha determinato anche una situazione dal punto di vista giornalistica particolare. Però sinceramente io penso che noi nel nostro paese abbiamo giornalisti molto bravi, abbiamo giornalisti capaci di fare inchieste, di fare cronaca. È chiaro che il tema vero è che è cambiato il rapporto spazio-tempo ed è cambiato anche il modo che il giornalista ha di approcciare il lavoro. Prima c'era la possibilità di cadenzare, di andare a verificare la notizia nell'arco della giornata. Oggi il fatto di avere edizioni continue, di essere 24 ore su 24 online, porta il giornalista molto spesso ad avere fretta di pubblicare la notizia e di non avere magari sempre tempo di verificarla. Il problema della editoria impura, no? Che è stato sempre un problema italiano, perché anche nella vecchia realtà precedente, no? A questo andazzo di modificazioni, trasformazioni, ma anche di crisi, è chiaro che era un limite enorme, no? Perché tutti i grandi gruppi editoriali erano comunque gruppi inseriti nell'ambito di attività imprenditoriali molto più forti e importanti e su tutt'altri piani, no? E poi però, ecco, la tecnologia ha dato l'impressione che fosse accessibile l'informazione in maniera molto più plurale, e quindi forse ci siamo cullati che in effetti quel problema è già stato superato. In effetti non è così, e quando poco fa appunto parlavamo di Piraterie 2, no, a proposito, ecco, di alcuni vizi dell'informazione, mi pare di aver letto, ecco, in qualche, non so se in un comunicato oppure in un testo, l'espressione barbara dursizzazione, no? Cioè dall'entertainment all'infotainment e all'emotainment, quindi l'emotività, un po' l'istintualità anche irrazionale, quindi non ragionata, ecco, senza verifiche, senza un approccio di lucidità critica, eccetera. Ma tutto questo è ciò che ti ha indotto a parlare di fragilizzazione dell'informazione? Sì, questo, ma anche un sistema che è totalmente cambiato, perché il sistema cambia nella misura in cui il giornalismo, sappiamo tutti, io e i miei studenti che
seguono il mio corso di teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, spiego che in fondo il giornalismo è una narrazione dove il giornalista diventa testimone, va sul posto e racconta un fatto, questo è quello che deve fare il giornalista. Ma se tutto questo viene messo in discussione, se io vado sul posto e devo preoccuparmi prima di essere truccato bene, poi di andare, il problema non è Barbara D'Urso che fa Barbara D'Urso e lo so fare, no? Il problema, anche se poi gli ascolti gli sono calati nell'ultimo periodo, il problema è quando il giornalista ha bisogno di esibirsi e di mettersi al centro prima di fare. Ecco, questo qui in qualche modo può andare a condizionare. In Inghilterra la BBC, i giornalisti della BBC, è stato vietato addirittura di anticipare sui loro profili personali le notizie che avrebbero detto la sera o che venivano trasmesse. Quindi questo per dire che a volte c'è un'esposizione del giornalista che diventa un po' influencer, che ha bisogno di far crescere la sua popolarità indipendentemente dalla notizia che racconta. Ecco, in questo senso c'è la fragilizzazione. L'altro aspetto è quello di cui abbiamo parlato, cioè che una volta la politica aveva un certo tipo di appeal, l'istituzione veniva rispettata. Oggi, se vediamo anche la cronaca del Quirinale, di come si sta gestendo tutta l'elezione, il Presidente della Repubblica, vediamo che vince più quasi il racconto del retroscena al fatto, e tutto questo è abbastanza discutibile, perché c'era un giornalismo che ha bisogno di distinguere, no? Il modello anglosassone ci spiegava che ci voleva il fatto e poi il commento va messo a parte. Qui abbiamo superato ogni cosa, cioè c'è il rumor che diventa gossip, che diventa notizia, e tutto questo è discutibile. C'è una frase di D'Agostino, che è il direttore di Dagospia, che dice: se i giornalisti lavorassero per come senza fare gossip, io non avrei motivo di esistere. E invece molto spesso noi vediamo che i giornali riprendono spesso Dagospia. Quindi una risposta secca, abbiamo già concluso. Tutto ciò ci deve far dire, come qualcuno ha fatto, che sia morto il giornalismo professionale? No, assolutamente no. Il giornalismo è vivo ed è vivo nella misura in cui è un giornalismo capace di essere protagonista del suo tempo. È sbagliato, secondo me, dire che il giornalista di ieri era più bravo del giornalista di oggi. Il giornalista di oggi fa un altro mestiere e lo fa in un altro contesto completamente. Quindi bisogna ripensare il giornalismo ed adattarlo ai tempi. Io non credo che il buon giornalismo esiste come esiste il buon giornalista, esiste come esiste il buon magistrato, il buon avvocato, il buon medico. È una professione, a mio parere, straordinaria, che ha ancora tanto da raccontare. Bene, bene, grazie a Francesco Pira, saggista, giornalista, sociologo, docente associato nell'Università di Messina di Sociologia dei Processi Comunicativi e Culturali, che con una pluralità di spunti e di letture critiche della realtà, anche intorno alle sue ultime pubblicazioni, in questo caso abbiamo parlato di Piraterie 2 e la Vendetta, ci ha offerto, ecco, una chiave di lettura della nostra realtà, così intensa, veloce, fluida, liquida, controversa, su cui appunto è bene ogni tanto cercare di riflettere un po' più diffusamente rispetto anche all'istinto di quei tanti pensieri che appunto, in forma o meno di fake news, si affacciano sulla rete e in qualche modo la inondano. Grazie a Francesco Pira, grazie a quanti ci hanno seguito. Il prossimo appuntamento, come sempre, con Fatti e Opinioni.